Cari amici, un saluto dall'Associazione Amici Silvestro Montanaro. In quest'ora così drammatica vogliamo proporre un'esperienza vissuta 30 anni fa, nel dicembre del 1992, organizzata dall'Associazione Beati i Costruttori di Pace, che portarono 500 persone imbarcatesi nel porto di Ancona e sbarcate a Spalato, ad arrivare con i pullman fino alla città di Sarajevo durante il conflitto serbo-croato-bosniaco. Ecco, un'alternativa non solo di difesa popolare non violenta, ma in questo caso una missione popolare non violenta. La possibilità di porsi in mezzo a due linee di fuoco per dire, rischiando la vita, che le armi, la logica delle armi, la logica della guerra, solo una logica di morte. Vogliamo riproporvi questa esperienza, ecco, attraverso queste immagini. Se qualcuno di voi volesse, può richiedere la presentazione sulla email amicisilvestromontanaro@gmail.com. Ringrazio l'amico Donino Prisciandaro per averci fornito un supporto, e vedrete nelle immagini che io adesso faccio scorrere lentamente sia il ricordo fotografico di quell'evento, e sia il diario che Don Tonino Bello, partecipe di quell'evento, realizzò, ed è riportato nelle pagine dei diari All'Inferno e Ritorno. In quell'epoca, in quell'occasione, nessuna media diede conto di questa esperienza, se si esclude le pagine del manifesto che appunto pubblicarono il diario di Don Tonino. Io faccio scorrere in maniera discreta, diciamo, queste immagini. Se volete leggere, lo farete voi col fermo immagine. E poi ascoltiamo la testimonianza del fratello di Don Tonino Bello, Trifone Bello, che parla proprio di questa esperienza. Infine vi propongo delle immagini di repertorio di Don Tonino, da quel memorabile discorso di Beati Costruttori di Pace all'Arena di Verona, e poi, diciamo, le sue considerazioni durante la prima guerra del Golfo, tra il Kuwait e l'Iraq. Un caro saluto e buona visione a tutti.
Dovete sapere che sono andato in tutti i suoi viaggi, io sono stato insieme a lui. Ecco quello che succede alle tue orecchie quando usi i Cotton Fioc. Questo rimuovicerume è stato creato. Quando è stato il viaggio al decimo anniversario di Monsignor Romero, no? Andammo in Salvador, poi sono stato in Argentina, forse non so se ci siamo pure incontrati con Chi lo il sa? Papa attuale, può darsi che, ma ancora non, in Argentina, a New York, in Australia sono andato insieme a lui, però questi per me sono stati dei viaggi un pochettino così, io andavo per fare un pochettino di vacanze, di cose, no? E lui non mi voleva portare, voleva andare da solo. Però tanto insistevo io e alla fine poi accettava e mi pagava pure il viaggio lui. Quando è arrivato il momento di Sarajevo, mi sono reso conto che era una cosa molto pericolosa, no? Però ho accettato lo E stesso. poi A non stava bene. questo punto avevo bisogno del mio aiuto, questa volta sì, c'era bisogno proprio dell'aiuto mio materiale, anche perché aveva finito il primo ciclo di chemioterapia e quindi aveva bisogno e l'ho accompagnato, Quindi è l'ho lui che ha chiesto di essere accompagnato. No, ecco, questo era il particolare. Mentre le altre volte si era sempre rifiutato, non rifiutato, non, Se ha lo detto diceva, no, ma no, lascia Tanino, stare. no, Trifone, lascia perdere, che viene a fare? No, lasci solo la famiglia. Questa volta quando gliel'ho detto, ma vengo pure io, non ha detto niente. Anzi, mi ha invitato un pochettino ad andare a prendere delle cose per portare lì a Sarajevo. E, non so, dei vestiti, delle cose per i bambini, insomma, un po' di tutto, mi fece fare un sacco di spese prima della partenza. E quel E giorno, come li ha portati? Come sono stati portati? Valigia, siamo, cioè. sì, con delle valigie, abbiamo fatto una raccolta di medicinali, sono state portate poi lì, sono state distribuite poi durante gli Non c'erano incontri che mille, ci sono stati. Sì. È stata una cosa bellissima. mille. E va bene, siamo stati lì un pochettino, si doveva entrare, non ci facevano entrare perché non c'erano le garanzie, no? Poi la sera finalmente si riuscì a passare. La sera alle 9, stemmo sulla montagna, lì fermi, non so, 7-8 ore, prima che ci dessero l'ok. Prima di E scendere, insomma. per scendere giù, perché da dove stavamo noi mancavano appena 6 km per arrivare a Sarajevo, no? Quindi ci diedero un tram tranquillamente alle 10 di sera. Ecco perché mi è rimasta poi famosa quella frase di Tonino: l'ONU dei poveri entra anche alle 10, perché si sa, no? In un certo momento non ti fanno passare Apre più. fuoco, cioè. L'ONU dei poveri entra anche dopo le 10 a Sarajevo, l'ONU dei ricchi invece si ferma alle 4. Ma va bene, poi il modo di fare di Tonino, no? Tutte queste cose così, arrivati lì, arrivati a Sarajevo, sapevano delle difficoltà di Tonino e ci fermammo in un albergo dove erano accreditati tutti i giornalisti e invitarono Tonino. Invitarono Tonino che avevano lì approntato invitarono Tonino e me, no? Sapevano che stava bene ad ospitarlo lì in albergo e io contentissimo ho detto Tonino, dico guarda qua c'è un'occasione, cammino adesso, dobbiamo stare con gli altri. Allora No, sapevo, no, lo immaginavo. tu devi venire con me. Tonino poi era testardo, quindi ci sono anche dei lati un pochettino, comunque il cuore era così quello di mio fratello. E quando prendeva delle posizioni, secondo me erano delle posizioni giuste, sono delle figure che adesso
adesso la gente ha bisogno davvero di questi nuovi contatti. Tonino ancora lo sento, no? Come se fosse vivo. Un episodio, l'ultimo. Anzi, la fine, poi alla fine voglio dire, concludere il discorso su Sarajevo, alla fine lì sul porto di Zara si decise di mettere tutte le firme di tutti i partecipanti, e la maggior parte stanno lì, quello di Tonino, Don Albino Bizzotto, no? Bettazzi, Ah, Bettazzi, sì, è che poi tutte e due sono stati. Bevi più acqua, ti fa bene. L'avrai sentito già un milione di volte. E anche se è vero, è difficile superare. Uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e la giustizia regnerà nel giardino e frutto della giustizia sarà la pace. È bellissimo. In piedi, quindi, costruttori di pace, sarete chiamati figli di Dio. C'è una fondazione sui plinti saldi della teologia. Ho detto siamo giunti alla pienezza dei tempi. Vedete, finché per secoli e secoli nelle nostre chiese abbiamo parlato di pace, nessuno ha contestato. Pace, il monoteismo assoluto della pace. Quando sulla scorta di Isaia si è scoperta la stretta parentela che c'è tra la pace e la giustizia, si sono scatenate le censure dei potenti. Si è asserito e si continua ad asserire che collegare il discorso sulla pace e quindi il discorso sulla guerra con i discorsi sull'economia perversa che domina il mondo, sul profitto, sulla massimizzazione del profitto, sui debiti del terzo mondo, sulla crescente divaricazione tra i nord della terra e i sud, significa fare la parte degli utili idioti. La giustizia collocata da Dio stesso accanto alla pace desta più sospetto di quanto non desti scandalo collocata accanto alla guerra, tant'è che si parla ancora di guerra giusta. Questo sì che è principio di adulterio. Il parroco di Salvaterra, che è una località del comune di Casalgrande, lo abbiamo intervistato questa mattina a Don Amedeo Va con Dio. Alcuni mi accusano che chi invita alla diserzione commette un reato contro lo Stato. È una provocazione, è messa come provocazione e quindi non vuole essere, cioè, un invito così proprio, però senz'altro una provocazione a suscitare almeno un dubbio di coscienza. Monsignore, ha sbagliato sto il parroco. Invitando alla diserzione. Io credo che bisogna fare una precisazione sul quello che dice. Qui siamo in televisione a Samarcanda. Sì, sono molto. Già siamo sotto tiro, quindi molto, lei. Però vorrei. Mi rivolgo alla sua sensibilità. Quindi spieghi bene il fatto. Io vorrei dire questo. Un saggio cinese diceva che se fosse per un attimo solo lui, il Padre Eterno, il primo miracolo che farebbe sarebbe quello di ridare il significato giusto alle parole, un significato che si è perso. Ora, per ciò che riguarda l'invito alla diserzione, almeno come mi è parso di sentire dalla bocca del parroco, più che di diserzione, lui intende parlare di obiezione di coscienza alla guerra, che è una cosa tutta diversa. In fondo, ecco, io lo spiego con una immagine. L'obiezione è legale, la diserzione sì. No, c'è questa grande differenza. Però per ecco, c'è questo, l'obiezione di coscienza è questa. Se un pilota che sta sulla carlinga di un aereo, di un B-52, per andare a scaraventare un mare di bombe su di una città come Bassora o Baghdad o non so, o Tel Aviv, se un pilota mi chiede a me,
che cosa devo fare in questo momento? Io avverto un travaglio all'interno della mia coscienza. Io gli devo dire: ascolta quello che dice la tua coscienza, fai sintesi, cioè, tra la tua libertà e l'invito che ti viene da una parte dallo Stato, dai tuoi superiori, quello di andare a sganciare una bomba, dall'altro c'è un altro invito che ti dice: tu non devi ammazzare, un invito che se sei credente ti viene dal Vangelo, se non sei cristiano ti viene proprio dalla tua sensibilità. Ora, quale, in questo contrasto, quale comando deve prevalere? Deve prevalere il comando: tu non uccidere, sei una voce che viene da Dio. Allora, se questo qui mi dice che avverte questo contrasto, io gli devo dire: allora scendi dall'aereo, scendi dall'aereo, segui cioè la tua coscienza. Il dottor Cervi diceva: di queste faccende i vescovi non si devono interessare. Io vorrei chiederle: di che cosa si deve interessare un vescovo? Del colore dei paramenti o del numero dei ceri da mettere sull'altare? La pace è sempre frutto della giustizia. Finché ci troviamo in un mondo in cui le ricchezze sono spartite in un modo così osceno, che c'è il 30% dell'umanità che gode dell'88% delle ricchezze, finché c'è il 70% dell'umanità che si deve spartire il rimanente 12% delle ricchezze, finché c'è questa situazione, la pace non potremo averla mai. Finché nel mondo ci sono 50 milioni di persone che muoiono ogni anno per fame, ogni 2 secondi che noi stiamo qui a chiacchierare, ci sono 3 persone che muoiono per fame, oltre la gente che muore sotto le bombe. Comprendete la giustizia che cosa è? Un nuovo ordine economico internazionale. Io ho visto in questi giorni, sono usciti gli appelli dei teologi, gli appelli dei politici, gli appelli di chi non so. Non è uscito solo un appello. Noi stiamo ricevendo tanti appelli, un appello, che non riusciamo più un appello firmato dagli economisti. Lei vuole un appello degli economisti? Un appello, cioè una decisione. Risolviamo qualche problema. Una decisione perché veramente si entri in un nuovo ordine economico internazionale, perché finché le cose stanno così noi di pace ne vedremo poca. Poi ci fu questa trasmissione e fu umiliato, lui tornò avvilito, dolorante per questa umiliazione subita pubblicamente. Lui era avvilito e dolorante, ma non era innervosito e arrabbiato contro queste persone, era dispiaciuto per non essere stato compreso e per essere stato ridicolizzato su temi così forti. Ci sono tanti segni di tristezza, di insofferenza, di intolleranza, di emarginazione, di sopruso. Ci sono questi segni, lo vediamo, è cronaca di ogni giorno. Però per un altro verso ci sono anche i segni dell'arcobaleno, i segni della speranza, cioè c'è un volontariato straordinario che sta esplodendo e questo ci fa piacere. È una cosa meravigliosa sperimentare.